Se state pensando che alla manifestazione Fenomena promossa dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dall'Agenzia di Sviluppo sia stato dato questo nome perché in un mondo imprenditoriale per lo più al maschile, per emergere da donne bisogna essere dei fenomeni, beh, allora state sbagliando, o forse sta sbagliando il mondo intero. La scelta del nome Fenomena è piuttosto riconducibile all'etimo e al significato della parola di origine greca. Fenomeno è ciò che appare, che si mostra ai sensi. E allora, eccole qua, le 52 imprenditrici selezionate per Fenomena 2024. Illuminate, brillanti di luce propria, grazie all'impegno e alla determinazione con cui hanno dato nutrimento e corpo alle idee. Che sia una borsa, un collier, un abito o anche un vino, un condimento per il barbecue o un cioccolatino, le 52 imprenditrici hanno tutte qualcosa di speciale e lo si è visto bene nella serata di gala del Salone dell'Imprenditoria Femminile promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dall'Agenzia di Sviluppo. Siamo arrivati a tutto ciò che chiude questa manifestazione, Fenomena, ormai un fenomeno essa stessa. Direi di sì, anche quest'anno abbiamo riscontrato un grande successo. Questa sera andiamo a premiare delle fenomene che si sono distinte nella vita, nelle loro professioni, nelle loro attività, e devo anche annunciare che la Camera di Commercio di Chieti Pescara non è più sola a sposare questa causa, ma abbiamo già il supporto delle 20 Camere di Commercio facenti parte a Mirabilia e stiamo cercando di renderlo un evento nazionale ed internazionale, così riusciamo a proseguire la nostra politica di portare aziende al femminile che vogliono esportare idee, moda, qualità italiana, e credo che se riusciamo a chiudere a livello nazionale faremo anche di Fenomena un evento regionale per tutte le regioni d'Italia, con l'evento finale nazionale in itinere un anno per regione. La nostra presenza qui è dettata da due motivazioni importanti. La prima è perché questa meravigliosa provocazione per il mondo camerale e imprenditoriale, cioè quello di dedicare un'attenzione particolare alle donne, è la prima volta che succede. La seconda motivazione, non posso non dirgliela, è l'amicalità, il rapporto di grande amicalità, di stima, di rispetto nei confronti del Presidente della Camera di Commercio, che oltretutto voglio ricordare, questo territorio, Mirabilia Network, è un network di sistema camerale dove insistono 21 camere di commercio in Italia, compreso anche il sistema camerale nazionale, e questo territorio è stato uno dei primi territori nato 12 anni fa, 4 amici al bar, oggi siamo 21, abbiamo sicuramente il riconoscimento del sistema camerale come progetto di eccellenza. Allora, noi vorremmo inserire questa provocazione, oserei dire, di Fenomena nel nostro network, anche perché il Presidente ci ha chiamato per una motivazione importante. Dall'anno prossimo Fenomena diventa internazionale. Il Presidente insiste e fa bene nel riportare in quello del Giappone a Tokyo questo progetto. Noi come Mirabilia lo accompagneremo, avendo già testato e tastato quel territorio, con un ritorno di grande positività, perché quello è un popolo che è molto attenzionato alle eccellenze del mondo. Lei sa che dopo il brand Coca-Cola, il Made in Italy è il secondo brand conosciuto al mondo, e quindi sicuramente siamo orgogliosi, fieri che nell'appuntamento di Tokyo dell'anno prossimo Mirabilia, ma anche il vostro progetto Fenomena, posso avere un ritorno nei confronti di quella imprenditoria femminile che credo cresce giorno per giorno, dando qualità, eccellenza e, devo dire, anche a noi maschietti grande entusiasmo. Sicuramente il nostro è un territorio molto fertile, è un territorio che ha un alto numero di imprenditoria femminile, ma soprattutto ha tante eccellenze
che non è da sottovalutare, può crescere sicuramente alto. Questo è un evento importantissimo per l'imprenditoria femminile, bellissima l'apertura con il Giappone, bellissima l'apertura con tutti gli altri paesi, che potrà aiutare sicuramente tanto il nostro territorio e la nostra imprenditoria. Questa è la quarta edizione di Fenomena e forse anche quella della svolta. La crescita ormai è consolidata, i partner arrivano, i confini spariscono, tanto che in occasione del Mimosa Day, il giorno della celebrazione dell'empowerment femminile in Giappone, la manifestazione è arrivata fino a Tokyo. Allora, il Giappone è innamorato pazzamente dell'Italia da molto tempo, ci conosce profondamente e ha sposato veramente il nostro lifestyle. Devo dire che negli ultimi anni però il consumatore sta cambiando e è ancora ovviamente molto propenso a acquistare Made in Italy, ma a parte Made in Italy vuole e ricerca anche funzionalità, sostenibilità, ricerca, innovazione, creatività. E credo che queste sono tutte caratteristiche che Fenomena propone. Noi abbiamo ottenuto Fenomena a Tokyo quest'anno per la prima volta. Stiamo preparando la seconda edizione, che sarà molto più ricca e molto più corposa, perché abbraccerà più realtà italiane. E devo dire che è un modo per noi della Camera di Commercio di presentare in maniera forte e con una strategia ben pensata i nuovi talenti in Giappone, in un momento in cui, appunto, dicevo, i consumatori, i giovani giapponesi hanno proprio bisogno di essere nutriti, perché sta un po' mancando questa affettività che nutrivano nei confronti dell'Italia 40 anni fa. Quindi direi che arriva in un momento assolutamente perfetto. Cos'è che piace del prodotto italiano? Perché il Giappone ha efficienza, tecnologia, innovazione, forse è mancante di qualcosa, di passione, non lo so. Esatto, l'ha detto al giapponese dell'Italia, piace la passione, piace l'artigianalità, anche se il giapponese è comunque molto artigianale, una capacità creativa tutta loro, che niente da invidiare, insomma. Detto questo, creatività, originalità, passione, lifestyle che si rispecchia anche nel prodotto. Ivano La Pergola, agenzia di sviluppo. Qui siamo nella parte espositiva, diciamo, della manifestazione Fenomena, con gli stand delle varie imprenditrici. Ma questo incontro, questo meeting serve anche poi per fare il punto e per tracciare una linea basata anche sui dati, immagino. Assolutamente sì, perché do appunto da tuo spunto un paio di numeri che danno proprio contezza di ciò che è diventata Fenomena nel corso degli anni. Adesso siamo alla quarta edizione nel 2024 e quest'anno, appunto, fra le oltre 60 aziende candidate, tutte a conduzione femminile, sono state selezionate ben 52 di queste aziende e andranno ad incontrare proprio in queste due giornate di Fenomena qui all'Aurum ben 41 fra buyers internazionali provenienti da tutta Europa ed anche, e questa per noi è un punto di vanto, quest'anno dal Giappone, perché ciò ci proietta in maniera diretta verso l'Expo che si terrà nel 2025 ad Osaka. Con questa edizione 2024 siamo riusciti, e lo posso dire senza ombra di dubbio, ad essere un punto di riferimento sicuramente nazionale, ma ancor di più internazionale, o meglio puntiamo a questo. Come ci si presenta in Giappone con la produzione italiana? Ci si presenta con quello che sappiamo fare noi in Italia, quindi con il marchio Made in Italy, che in realtà non è solo un marchio di facciata, ma è il saper fare italiano. E questo scorso marzo, con la delegazione appunto della Camera di Commercio di Chieti Pescara, con il nostro presidente Strever, con i funzionari di agenzia di sviluppo, abbiamo portato appunto Fenomena Japan e devo dire con grande soddisfazione è stato un successo, e tant'è vero che hanno richiesto di nuovo di proiettare questo evento nei prossimi anni proprio in Giappone. Tra i partner incontrati lungo il cammino da Fenomena c'è anche l'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Come ENEA siamo presenti sul territorio, oltre che con dei centri di ricerca, anche con degli uffici territoriali nelle principali città italiane, tra cui anche Pescara. Questo perché il territorio è un attore fondamentale, e lo sarà sempre più nell'attuazione delle direttive europee e nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che il governo si sta dando
notizia recente del 1° luglio con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima nella sua versione definitiva inviato a Bruxelles. Il territorio con le regioni e gli enti locali, in un'ottica di governance multilivello, dovranno giocare ognuno la propria parte, anche perché poi quelli che sono degli obiettivi a livello sovranazionale si dovranno tradurre sul territorio in tanti, anzi pensiamo agli edifici, in centinaia di migliaia di interventi o di diagnosi energetiche nelle imprese, tutto ovviamente in un'ottica integrata e verso un'unica direzione. L'Enea partecipa come patrocinante a questa, alla manifestazione Fenomena, supportando il territorio e le imprese a guida femminile nel percorso di transizione energetica, proprio per valorizzare il ruolo delle donne nella competitività e negli investimenti delle tecnologie energetiche, ma anche del risparmio energetico. In questa manifestazione siamo presenti con un format che si chiama Donne in classe A, che offre oltre al patrocinio anche un workshop di formazione per avvicinare sempre di più le imprese del territorio a guida femminile verso tutte quelle conoscenze, quegli strumenti non soltanto tecnologici ma anche finanziari, affinché effettivamente le imprese possano saper scegliere consapevolmente quali siano gli investimenti più efficaci e più a misura, su misura da fare. Sono pronte le donne alla transizione energetica? Non le chiedo se sono più pronte degli uomini perché non è carino. Le donne sono pronte alla transizione energetica e guidano la transizione energetica. Proprio da un nostro studio sui comportamenti, l'autoefficacia femminile è il traino di questo percorso di transizione energetica. Quindi puntare sulla formazione, sulla competenza, non soltanto delle imprenditrici, ma anche delle giovani che si mettono nel mondo delle università, delle nuove professioni, diventa fondamentale per vincere proprio la sfida della transizione energetica e aumentare il numero dei professionisti, non soltanto femminili ma anche maschili, nella sfida delle tecnologie del nostro futuro. Come si è detto, Fenomena è anche occasione per premiare il talento e la creatività femminile. 8 le donne insignite quest'anno per essersi distinte nel sociale, nella politica e nell'imprenditoria. Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Belisario, per il suo attivismo culturale, politico e sociale dedicato alle donne. Tatiana Biagioni, avvocata del Foro di Milano, figura di riferimento nell'ambito delle pari opportunità e del diritto del lavoro. Alba Di Donato, per la tutela del territorio attraverso un impianto fotovoltaico a chilometro zero. Maria Teresa Severini, per il suo lavoro educativo sul vino. Poi i premi di 2 aziende del food e 2 del design, scelte dai buyers. Per il food, Apicoltura Luca Finocchio, per il nomadismo di oltre 50 milioni di api, e Fattoria Gaglierano, per l'eccellenza del suo vino. Per il design, la debuttante Unda, che lavora solo organza e cotone nell'ottica della sostenibilità, e Lamar, che ha brevettato una linea di borse con luce e caricabatterie incorporato. Ad unire tutte queste donne è un sottile ma tenace filo rosso, la voglia di lottare e dimostrare che la parità di genere non è un sogno né un'utopia, ma realtà giusta, gustosa, elegante e sostenibile. Oggi vengono premiate le migliori imprenditrici femminili. A me piacerebbe che venisse premiata la professionalità, a prescindere dal genere. Quindi sono ben felice che un evento come questo metta sul piedistallo l'imprenditoria femminile. Vorrei veramente che arrivassimo ad un punto in cui non c'è più questa distinzione e vince semplicemente la persona e non il genere. I want